parte? Bene, i canali essenzialmente sono, la cosa più importante credo che sia mettere a fuoco quello che è il metodo di lavoro, che deve essere condiviso da noi e dal partner. Che cos'è essenzialmente? Trovare il modo migliore per far sì che gli incontri che noi organizziamo con le controparti di paesi con i quali noi operiamo siano efficaci per il singolo operatore. Adesso faccio riferimento non tanto alla promozione del territorio, ma a casi molto specifici, cioè facciamo un esempio tangibile: chi mi produce non so, un impianto di lavorazione del legno, io devo andare a verificare tramite l'azienda i propri bisogni, quali sono le controparti che possono essere interessanti per lui, quindi la ricerca del distributore, dell'agente, oppure il cliente finale. Quindi i nostri partner generalmente sono partner del sistema camerale, quindi noi cosa facciamo come Camera di Commercio? Il nostro primo compito è individuare in quali aree noi dobbiamo rivolgerci, e generalmente sono le aree che sono in una situazione congiunturale positiva, quindi per noi è stato quasi naturale rivolgerci al mondo asiatico e siamo effettivamente la Camera Lombarda che per prima si è mossa per esempio in paesi lontani come l'Australia, paese lontano ma che in realtà non è mai stato toccato dalla crisi, di conseguenza ha delle ottime opportunità e potenzialità per i nostri operatori. I nostri operatori devono vincere un pochino la ritrosia non ingiustificata, perché la lontananza effettivamente è l'ostacolo principale, però vinto questa paura, questa iniziale ritrosia, diciamo che le aziende che per questi 3 anni hanno partecipato alle nostre missioni sono tornate con una delle ottime opportunità, quindi avremo portato nei 3 anni una 20ina di aziende a incontri personalizzati, quindi l'area asiatica, e per area asiatica oltre all'Australia cito Singapore che è il nostro partner principale per quell'area, la Malesia. L'anno scorso abbiamo esteso la nostra indagine anche all'Indonesia e abbiamo scoperto che è un mondo veramente molto interessante, con grandissime opportunità, anche se ovviamente i contrasti rimangono forti. La ricchezza è di una fascia abbastanza consistente e ovviamente quello che manca è la fascia intermedia. E poi noi ci siamo rivolti ovviamente anche al mondo del Sudafrica, rimanendo un pochino sempre impropriamente vicino a quella linea dell'orizzonte mondiale, e Sudafrica è stato sicuramente un'area molto molto interessante per le aziende bergamasche, soprattutto per quelle con forte innovazione tecnologica, che non dovevano temere quelle che sono un pochino i grandi competitor del mondo europeo, quindi tanto per intenderci il cinese. Il mondo cinese, perché il mondo cinese non è vero che è un mondo esclusivamente di non qualità, è un mondo molto, un'economia molto dinamica, molto attenta a ciò che produce, quindi volta a migliorare, e che è sicuramente destinata a essere sempre più competitor con noi, quindi dobbiamo trovare il canale giusto per dialogare, tant'è che anche l'anno scorso, dopo 10 anni, diciamo, abbiamo ripreso a dialogare con il sistema economico locale a Shanghai e abbiamo organizzato una missione economica che ci ha dato soddisfazioni. Altre aree sicuramente molto importanti per noi comunque sono l'area degli Stati Uniti e Canada, in particolare l'area di Vancouver e Calgary, che è senz'altro una delle aree più ricche del Canada e con maggiori aperture, nel senso che, come sapete, il Canada è fatta di stati federali e ognuno ha una propria caratteristica. Tornando al food, che è il legame un pochino alla presenza di oggi qui a Londra, il food per esempio nella zona di Toronto tende molto a porre dei limiti di accesso, quindi una sorta di monopolio governativo. Invece la zona di Vancouver è molto più aperta, quindi non ci sono quegli ostacoli dati dalla certificazione molto imposta e da un organo governativo che deve proprio
verificare le modalità di accesso, quindi piuttosto restrittivo. Riguardo agli eventi, ci sono altre tipologie di eventi come questo della Dolce Vita Exhibition di Londra che promuovete? Noi abbiamo un programma che tra l'altro è stato adottato dalla nostra giunta camerale di recente, che prevede un impegno della nostra camera in determinati mercati anche europei proprio per la promozione del territorio e della fascia, diciamo, più vicina a quella del territorio e quello turistico, cioè quello dell'agroalimentare. Siamo presenti sicuramente a Bristol e di nuovo qui a Londra per la Metro Ski, essendo un territorio montuoso, quindi ricco di valli, abbiamo anche parecchie attrazioni dal punto di vista della montagna, quindi montagna estiva e montagna invernale, quindi con la Val Seriana, la Val Brembagna e la Val di Magna, sono le tre valli che sicuramente non sono come la Val di Nonno, Val... però sono importanti. Il territorio è chiamato è montuoso, è definito Orobie, quindi ricordiamo la Presolana come qualcosa che ricorda le Dolomiti e anche come proprio conformità del territorio. Quindi diciamo che non possiamo gareggiare sicuramente col Trentino, con l'Alto Adige, però abbiamo anche questo territorio che ci dà anche delle soddisfazioni. Quindi cosa ancora dobbiamo fare per promuovere ancora meglio i prodotti italiani all'estero? Cosa c'è ancora da fare? Beh, io penso che ci sia sempre qualcosa da migliorare. Una delle criticità, se vuole, del sistema Italia è proprio che manca un po' di sistema, cioè un soggetto coordinatore della presenza delle regioni italiane in determinati eventi, compatto, no? Però è anche vero che gli italiani forse sono anche molto bravi a muoversi autonomamente. Quindi diciamo che la criticità, se vuole, è anche un po' un punto di forza, anche se dobbiamo sempre più cercare di avere tutta la filiera produttiva presente negli eventi. Sarebbe stupendo avere, per esempio, presenti tutte le regioni italiane con le loro caratteristiche, ognuno con la propria peculiarità, ma che alla fine si colga qual è la ricchezza dell'Italia. Cioè la Dolce Vita per me è un evento molto importante, è bello vedere che ci sono delle regioni e è bello però saper cogliere anche l'unità data dalle singole realtà poi territoriali, tutte bellissime, tutte veramente molto molto, e forse dovremmo imparare a essere meno come posso dire, in competizione tra noi. In fin dei conti quello che è la mia ricchezza magari si va è complementare a quella del vicino di casa. Coalizzarci di più. Ecco, bravissima. L'olio della Basilicata, della Puglia o della Toscana non potrà mai, noi non potremo mai competere con queste realtà, però anche l'olio di Bergamo può essere vicino e può essere una ricchezza proprio esporre con questi grandi, esatto, alla fine forse qualcuno riuscirà a apprezzare anche l'olio di Bergamo. Certo. Proprio per la vicinanza di queste realtà. Se riusciamo a capire questo, forse arriveremo anche a avvicinarci ai francesi. Io ringrazio la dottoressa Castagnini di aver accettato il nostro invito oggi nello stand dell'Italo Europeo. Grazie. Grazie a voi, veramente buon lavoro e complimenti per la vostra attività. Grazie.